Ragazzuoli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti quanti. Non pensavo di ricominciare una settimana parlando di lui, sì, di lui, di Allegri, delle sue dichiarazioni che ha fatto dopo il post Juventus Milan, che continuano ad essere uno più imbarazzante dell'altro. E io penso che questa volta veramente abbia toccato il fondo. Abbiamo toccato poi delle corde che a noi tifosi fanno veramente male, ma più che male arrabbiare. E io adesso veramente spero che la società, ma credo, cioè, ormai lo è, lo mandi veramente a calci fuori, a calci nel culo. Perché è impensabile, e ora vi farò ascoltare l'audio di tutto ciò, è impensabile dire determinate cose. Dire che se avessi voluto vincere, se sarei andato altrove. E io ti rispondo: ma chi cazzo ti credi di essere? Presuntuoso. Tu sei alla Juventus, colei che in Italia ha gli stipendi più alti, i monte ingaggi più alti, è la squadra più vincente in Italia. Dove cavolo ti credi di essere? Ora trovare le scuse sempre di questi 10 punti. Ragazzi, ve l'ho sempre detto fino a un certo punto, ma ora non regge più. Ora non regge più. Mi dispiace. Non voglio dare al 100% le colpe a Massimiliano Allegri. Lo sapete che ci sono giocatori che in questa Juventus non possono più rimanere. Non sono tecnicamente validi per rimanere alla Juventus. Ma ora sentiamo il suo audio. E poi lo commentiamo insieme, ascoltate. È importante, ragazzi, perché così capite cosa ha detto questo essere a Sky. Ascoltate bene, perché, ripeto, è importante. Vai. Con me ancora alla guida nei prossimi 2 anni, il buono di cui parla lei sarà ancora più buono rispetto a quanto visto nei precedenti 2. Ma perché credo che abbiamo fatto un buon lavoro, quest'anno hanno giocato 5 giovani, quindi anche a livello patrimoniale per la società direi che è vero che abbiamo, purtroppo non giochiamo la Champions, ma questa non è responsabilità nostra, altrimenti rimarrebbe quella che è dietro di noi, se ci avessero ridato i punti che, o non ci avessero tolto i punti, perché questa è matematica. Se sapevo che, cioè io quando sono tornato sapevo che era difficile vincere. Non sono così tanto stupido, se avessi voluto vincere sarei andato magari da altre due parti, non sono andato perché verso la Ma non famiglia, era una verso Juventus la proprietà. costruita per vincere questa, secondo lei? Io ho sempre detto, poi non so, io magari vedo delle cose magari diverse, sbagliate, la Juventus comunque è sempre costruita per vincere a seconda di quello che dite voi, ma non è così, ci sono delle squadre che sono stati 6 anni senza entrare nelle prime quattro. La Juventus quest'anno deve cercare di rimanere sul campo per quello che abbiamo fatto nelle prime quattro. Quindi poi le altre sono tutte parole che vanno e che vengono, perché tanto in questo momento qui la stagione della Juventus è fallimentare, che comunque la Juventus è momentaneamente al terzo posto, ha giocato una semifinale di Europa League e ha giocato una semifinale Coppa Italia. Andando un pochino poi a vedere anche quello che è successo in campo, credo che su delle cose oggettive sul campo siamo stati anche un pochino penalizzati, però questo fa parte solo per le altre squadre, per la Juventus un pochino di meno, quindi dobbiamo essere forti perché questo fa parte della vita del calcio, il calcio ti dà, il calcio ti toglie, quest'anno ci ha tolto molto e ne usciremo sicuramente fortificati da questa cosa in totale tranquillità, ecco. Quindi diciamo che delle squadre sono entrate in Champions grazie al fatto che a noi ci hanno tolto 10 punti, su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo, giusto? Sì, aspettando sì, gli ultimi 90 minuti, al momento è così. Stefano, volevi dire un... Sì, semplicemente, sperando appunto che la prossima sia una stagione meno folcloristica o meno surreale, come ha detto lei. Secondo lei, in che arco temporale possiamo aspettarci una Juventus di nuovo vincente o comunque con l'ambizione di poter vincere? Allora, non confondiamo il fatto di essere pronti a vincere e con l'ambizione. L'ambizione della Juventus è quella sempre di vincere. E partiamo per questo, tutti gli anni. Poi dopo ci sono anche altre squadre, altrimenti vincerebbe sempre la Juventus.
Lorenzo ha fatto un ciclo importante di 9 anni, dove ha vinto tanto, poi purtroppo ora è 3 anni che non vinciamo, quest'anno, ripeto, è capitato tutto più, quindi credo che valutare la stagione quest'anno, da parte mia verso i ragazzi, l'ho anche ringraziato per la partita, per quello che hanno fatto, ora proprio cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi. Grazie Allegri e buonanotte. Grazie a voi. Grazie. Avete ascoltato? Ora avete ascoltato le sue parole? Per chi non l'avesse ascoltate, fatevi una vostra idea. Fatevi un pensiero su questo uomo, piccolo uomo, lo definirei piccolo uomo. Perché io credo che queste parole siano disgustose e gravi. Nello Juventus c'è un motto. Vincere è l'unica cosa che conta. È vincere. La Juventus parte per vincere, poi non è che per forza deve vincere, occhio. Però partire con questo tipo di mentalità di questo allenatore vi fa capire l'andamento di questa stagione. Una mentalità perdente, una mentalità in cui anche a livello tattico abbiamo visto perdente. Perché una squadra che si chiude non riesce ad attaccare, non riesce a ripartire. Queste sono qualità negative, tecniche di un allenatore perdente. E basta con queste scuse della penalizzazione, basta. Io sono stanco di ascoltare penalizzazione. Qui si parla di, sì, penalizzazione, ha influito sulla mentalità dei giocatori, ma io ho visto, anzi, quando abbiamo preso la penalizzazione siamo andati anche meglio. Ma distinguiamo le qualità tecniche da quello che è successo fuori dal campo. Perché sul campo è un fallimento, sì, da alcuni giocatori, e principalmente di un allenatore incapace di allenare. Ripeto e continuo a ribadire, perché è un messaggio importante che voglio far passare. Qui non sto dando colpe 100% ad allenatore, perché ripeto, ieri si è dimostrato giocatori che non sono più all'altezza di rimanere alla Juventus. Posso fare i nomi: Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Di Maria. Ora mi direte, sì, ma li ha distrutti lui. Non credo Locatelli l'abbia distrutto lui. Locatelli ha limiti tecnici impressionanti. Quelli sono errori di scelta di valutazione di una società che ha sbagliato da 3-4 anni a questa parte. 45 milioni di euro, ricordiamolo. Quel bidone senza ruote. Io posso capire lì calata le motivazioni. Kostic, irriconoscibile. Errori su Milik, Vlahovic, irriconoscibili. Quelli per me sono sul problema di errori di un allenatore, perché noi conosciamo le qualità di questi calciatori. Ma Di Locatelli ha sempre giocato così. Cuadrado è finito, inutile che ci prendiamo in giro. Quindi ripeto, ci sono giocatori che non meritano di rimanere più alla Juventus. Ma la società deve cominciare a mettere ordine, e io credo che accadrà proprio questo, soprattutto con un allenatore che giorno per giorno ne sta combinando una dietro l'altra. E queste, io credo che queste parole saranno state la sua tomba definitiva. Ormai è tomba definitiva, e credo che sia una guerra all'interno della stessa società tra allenatore e dirigenza. Questa è guerra. Non ci prendiamo in giro, questa è guerra. Ieri è stata una gara dove i 10 punti per me non c'erano. È stata una gara scadente a livello
tattico e tecnico, soprattutto tecnico, perché il Milan da un lato non ha fatto nulla di così eclatante, da un lato una Juventus molto scadente. Quindi, caro Allegri, se no tu forse ancora non hai capito, ma sei alla Juventus e non siamo all'Udinese, con tutto il rispetto all'Udinese o Empoli o che esso sia, faccio un favore, vattene, noi non rimpiangeremo la tua scelta, noi non staremo qui io non lo posso fare più a strapparci i capelli. Se questo è il tuo problema, la Juventus non è roba per te. Lascia la gente competente. Puoi accomodarti fuori e non farti più rivedere. Indegno. Indegno. Parole indegne. Queste sono. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.